ragazze, bentornate sul canale e benvenute in un nuovo video. Come vedete oggi sono vicino alla mia arella per mostrarvi tutte le novità del mio armadio per quanto riguarda questo mese e anche qualcosa in realtà del mese scorso che mi sono dimenticata di farvi vedere negli ultimi video. Alcuni di questi capi sono da considerarsi proprio dei trend del momento, quindi dei must have da avere se volete seguire le tendenze. Io, come sapete, non seguo proprio tutto alla lettera, però se trovo qualcosa in giro che mi piace, voglio assolutamente provarlo, quindi non vedo l'ora di farveli vedere. Prima però facciamo un po' di skincare insieme, vi faccio conoscere questi prodotti per il viso con bava di lumaca, che è davvero portentosa perché aiuta a rallentare l'invecchiamento cutaneo, purifica ed esfolia la pelle in profondità, quindi è perfetta se avete delle macchie, riempie linee sottili e rughe e ha un forte potere antiossidante perché va a proteggere la pelle dai radicali liberi che si formano a causa dell'esposizione solare. Come primo step vado ad applicare il siero che ha un effetto tensorio sulla pelle e si asciuga velocemente e poi la crema che ha una texture molto particolare, un po' filamentosa, ma è molto leggera ed impalpabile. Anche questa si asciuga velocemente ed è perfetta come base per il make-up. Sto testando questi prodotti ormai da diverse settimane e davvero noto un netto miglioramento della mia pelle che risulta molto più distesa e luminosa. In passato comunque ho già provato prodotti di questo tipo con bava di lumaca all'interno e mi sono sempre trovata benissimo, quindi non posso che consigliarveli. Se siete curiose anche voi di provarli, giù nell'info box trovate un codice sconto del 20% che potete utilizzare al checkout su Amazon. E nel caso li aveste già provati oppure li proverete, fatemi sapere come vi siete trovate. Partirei con un capo classico must have dell'estate proprio in generale ed è uno shorts bianco, di questi qui dal taglio un po' sartoriale a vita alta con i bottoni dorati ai lati. Davvero carinissimo, ve l'ho anche già mostrato indossato su Instagram e abbinato in due look abbastanza eleganti, però ecco, credo che sia un capo assolutamente versatile che potete utilizzare anche in maniera un po' più casual. Io non ce l'avevo, quindi ho voluto assolutamente inserirlo nel guardaroba perché sicuramente lo sfrutterò tantissimo. Poi altra cosa che mi ero dimenticata di farvi vedere è questo bomber in tweed di Zara, che appunto adesso lo vedete e dite oddio ho caldo, però in realtà io lo trovo utilissimo soprattutto di sera e soprattutto nei luoghi dove ad esempio c'è l'aria condizionata che io odio. E infatti l'ho sfruttato tantissimo nelle ultime settimane, soprattutto perché l'estate vera e propria non era ancora arrivata. Questa appunto è la variante un po' più fancy secondo me di quelli che andavano in giro diciamo nel mese di maggio, quindi total black e total white, che però erano un materiale un pochino più sportivo. Questo lo trovo un po' più elegante, mi è piaciuto veramente tanto, non so se lo trovate ancora, nel caso vi lascio come sempre tutti i link di riferimento giù nell'info box. Non mi sono poi voluta far mancare un altro vestitino di questi qui a costine, io li amo follemente soprattutto in questa stagione e l'ho voluto prendere così a righe bianche e blu notte. Ha diciamo questa parte di sopra molto particolare perché come vedete è squadrata e lascia completamente le spalle scoperte e poi scende giù dritto midi, quindi arriva altezza diciamo metà polpaccio. È molto molto bello, questo è di Calliope, tra l'altro costa davvero pochissimo, ma è 95% cotone, quindi è freschissimo addosso. Veste bene ed è disponibile anche in un'altra colorazione, se non mi sbaglio rosso, e non so se c'è qualche altro colore, però è davvero molto bello, insomma per un look easy anche da spiaggia, secondo me è molto carino. Per quanto riguarda le scarpe ho preso queste slimback lilla davvero carinissime, non hanno nemmeno il tacco estremamente alto e le trovo davvero super super comode. Queste davvero le trovate in giro un po' ovunque, su quasi qualunque sito. Queste qui me le aveva mandate New Bella, ma credo che ci siano anche su Shein, da Globo. Queste in particolar modo sono veramente una piuma, sono comodissime perché hanno appunto il plantare morbido. Quindi le ho trovate davvero fantastiche, non me l'aspettavo perché ho detto vabbè, sarà la solita plasticata, invece no, il materiale al di fuori è tipo effetto satin, effetto raso, molto belle.
davvero molto belle e calzano perfettamente, nonostante, ecco, abbiano la pianta fatta così un po' squadrata, simile a quelli lì che avevo preso da Zara a maggio. E ragazzi, erano orrende perché comunque mi usciva il piede totalmente fuori, di lato, non lo so, erano fatte malissimo, e invece queste costano molto di meno e sono meravigliose. Altro paio di scarpe che mi aveva sempre mandato New Bella sono queste qui, un po' più particolari, delle classiche Mary Jane, diciamo, tutte allacciate sul davanti con il mezzo tacco squadrato, e sono lucide. Queste c'erano anche nere. E non so voi, ma a me fanno letteralmente impazzire, sono bellissime. Io le vedevo sempre a un influencer francese su Instagram, che però ce l'ha di un altro brand di pelle, ed erano wow, ogni volta che gliele vedevo addosso le desideravo tantissimo, però non riuscivo mai a capire che brand fosse, e quindi poi quando le ho trovate sul sito ho detto vabbè, è destino, le prendo qui e le provo. Queste ovviamente non sono di pelle, sono di plastica, all'interno sarà tipo pelle vegana, non ne ho idea. Non mi sembrano proprio comodissime, queste secondo me dietro un po' faranno male. Le ho provate solo una volta, ma non per farci chissà quali grandi camminate, quindi sono ancora da testare, però esteticamente sono molto belle, se vi piace il genere tenete d'occhio, diciamo, questo sito. Ho preso poi due bluse perché ci stanno, dai, anche se ormai la stagione è un po' passata perché adesso fa veramente caldo, però queste qui magari per una sera un po' più fresca ci può anche stare. Questa qui è color panna con il dettaglio del fiocchetto così laterale, è un materiale un po' strano, particolare, lucido. Sicuramente qui si suda a morte, quindi non so se ve la consiglio per adesso, però sicuramente, ecco, a partire già da ottobre assolutamente sì, è fatta molto bene e indossata veste, quindi è molto bella. L'altra invece è tipo effetto raso e anche questa ha il dettaglio del fiocco qui sulla manica. Entrambe ve le ho fatte vedere indossate su Instagram. E anche questa è molto molto bella, veste un po' più morbida, sblusata rispetto all'altra che è più aderente. Mi piace, cioè è davvero bella, e anche la punta di rosa, che è un rosa freddo, credo che mi stia benissimo. Io poi sempre molto modesta, però da quando ho approcciato un pochino all'armocromia e ho scoperto quali sono i miei colori, effettivamente mi rendo conto quali sono quelli che comunque mi valorizzano. Ad esempio questo è un colore che non mi valorizza, soprattutto perché al momento non sono ancora abbronzata, ed è questo vestito midi a sirena, un po' dal sapore vintage anni 50 con lo scollo a V e la cintura qui in vita, bellissimo, è molto molto bello, cioè, cercavo di infilarmelo ma qui c'è il pezzo di legno, quindi ve lo posso far vedere. Comunque davvero stupendo. Anche qui il materiale è tipo un effetto lino, è un po' pesantino, sotto è foderato, quindi comunque non è trasparente, ben fatto. Questi qui sono di Motif, quindi presi sul sito di Shein, che è appunto il brand premium, ma vi dirò ragazze che sono belli, sono fatti bene. Questo qui anche ve l'ho mostrato in un reel su Instagram e anche qui negli shorts, che non si fila nessuno, non lo so perché, non vanno così di moda su YouTube, quantomeno i miei non si fila nessuno. E vi ho fatto vedere appunto come indossare questo vestito per tre occasioni differenti, quindi da quella più casual a quella un pochino più elegante. Devo dire che è un vestito che si presta veramente tanto ed è molto molto estivo, cioè è proprio bello, mi mancava qualcosa del genere un po' più classico. Ovviamente estate non lo prendo un altro paio di pantaloni bianchi, questi qui sono davvero bellissimi, hanno un fit pazzesco, sono a vita alta e hanno la gamba così a palazzo, quindi terminano dritti, hanno diciamo un taglio molto classico, vedete hanno le taschine sul retro, mi piace da impazzire. Io l'ho dovuto far leggermente accorciare perché era troppo lungo per me e non rendeva al massimo. Ma è davvero stupendo, c'è anche nella colorazione turchese menta, quindi un po' più diciamo particolare, ecco, ho voluto prenderlo così perché appunto
non ce l'avevo e riesco ad abbinarlo con più look. Anche questo ve l'ho fatto vedere nelle storie di Instagram e vi è piaciuto da impazzire. E a breve posterò poi anche un reel dove vi faccio vedere tre look, sempre con questo pantalone, e poi mi direte qual è quello che vi piace di più. Comunque, stupendo, consigliatissimo. Per quello che costa davvero è fatto bene, è di poliestere e non è trasparente, quindi anche questo qui promosso. Ultima cosa che vi mostro, che è un grande trend di stagione, è questo gilet grigio con i bottoni neri, leggermente avvitato ma non troppo, almeno su di me. L'ho trovato bellissimo e quindi ho detto sì, lo voglio prendere, appunto perché vedo sempre in giro tanti bei look con i gilet, e quindi anche io volevo un po' provare l'experience. Questo qui forse mi veste leggermente lunghetto, magari il prossimo lo prendo un po' più corto, in modo che così mi fa effetto crop, e con il pantalone a vita alta mi dà un po' più di slancio. Però comunque molto bello, anche questo fatto bene, foderato, pesantino, fantastico. Vi lascio poi il link. Mi stavo per dimenticare l'ultimo accessorio che ho acquistato di recente, che è questo cappellino di Jacquemus in questo bel color panna, fantastico. Non so il modello come si chiama, forse Le Bob, però ecco, è il classico quello lì alla pescatore. Adesso lo vedete un pochino stropicciato perché comunque credo che necessiti di una mezza stirata. Mi è piaciuto perché, a differenza di tanti altri cappelli fatti in questo modo, questo qui si può regolare sul retro perché ha i laccetti e quindi di calza a pennello. Questo va a taglia, io ho preso quella più piccola, la taglia S, che corrisponde ad una 56 di circonferenza, e mi sta davvero molto bene. All'hardware qui con la scritta argentata, bello, sicuramente è un cappellino che sfrutterò tanto, appunto perché è neutro e niente, lo volevo. Questo l'ho acquistato su My Teresa con i saldi privati che c'erano qualche settimana fa proprio su questo brand qui. Infatti mi sono pentita, ragazze, perché mi sarebbe piaciuto prendere anche la borsa quella lì di paglia, che comunque era scontata abbastanza bene perché c'era tipo il 30% in meno, però poi alla fine non l'ho presa più perché quella che volevo io, lo stesso colore del cappello, era sold out, quindi avrei dovuto prenderla o fucsia, che comunque non è un colore che mi piace, oppure non mi ricordo quale altro era rimasto. In genere a me Jacquemus non fa impazzire, soprattutto per le iconiche borse, diciamo, con quel manico un po' così, però ecco, le borse di paglia secondo me meritano, e anche gli accessori. Quindi niente, fatemi sapere se a voi piace. A me il cappellino in particolar modo era da un po' che lo puntavo, quindi con lo sconto mi è venuto a costare 70 euro invece di 100 euro. Quindi ragazze, questo è tutto per oggi, sono stata davvero rapidissima. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato di ispirazione. Fatemi sapere, come sempre, nei commenti cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno. E io vi aspetto qui prestissimo con un nuovo video, si spera. Ciao!